Un fiume rosa ha inondato le strade di Capaccio Pestum per la camminata in rosa a sostegno di AIRC, organizzato dal Lions Club Capaccio Pestum Magna Grecia, presieduta dal dottor Vincenzo Mallamaci, in collaborazione con il comune di Capaccio Pestum e la community Oltre lo Specchio. Il raduno in piazza Santini, da dove il corteo è partito per concludersi nell'area archeologica di Pestum. L'intero ricavato della manifestazione è stato devoluto a sostegno della ricerca contro il cancro. L'evento è stato anche l'occasione per fornire consigli utili sulla prevenzione oncologica grazie ai punti informativi allestiti dalla community Oltre lo Specchio e dal personale medico e volontari degli ambulatori LILT Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Raggiunto l'obiettivo che, oltre alla raccolta di fondi a sostegno della ricerca, ha voluto dare informazioni e soprattutto speranza alle donne che devono affrontare la malattia, come Teresa Giordano della community Oltre lo Specchio. Vedo tanta partecipazione, quindi questo mi fa capire che anche chi non è direttamente coinvolto si è lasciato toccare da questo tema, perché ognuno di noi nella propria vita ha avuto qualcuno che ha affrontato questo percorso, quindi di questo vi ringrazio. Ringrazio il mio team, i professionisti che sono venuti, che hanno partecipato a questo momento, il dottor Mallamaci, il professor Veiz e Antonella, che ha creato tutto questo. Veramente devo dire grazie a lei. Brava Antonella! Brava! Penso si debba parlare di futuro, di speranza, di bellezza. Io mi sono ammalata nel 2018, la prevenzione in tal senso mi ha permesso di comprendere che avevo un mostro da affrontare. Da lì è iniziato il mio percorso, ho fatto la chemio, ho fatto la radio, e è nato questo bellissimo gruppo. La malattia ha deciso di ritornare, quindi ho recidivato questa malattia 2 anni fa. Ed è qui che arriva la ricerca, arriva l'importanza di questa giornata.